Carissimi amici di Outback Channel, ben ritrovati. Oggi verrete con noi alla scoperta di una gara di campionato centro-sud di carabina. In particolare parteciperemo io e il buon Luciano alla finale del campionato centro-sud e scopriremo alcune particolarità di questo genere di competizione. Tireremo con le nostre carabine sulla distanza di 165 metri presso il poligono Le Macchie, che si trova vicino L'Aquila, poligono che già abbiamo scoperto insieme quando abbiamo partecipato alla gara di doppia azione, alla sanzionata di doppia azione, ricordate quella dove io beccai la mia prima squalifica. Restate quindi con noi per questa nuova avventura. E qua all'ombra, là pure, sì. In questo luogo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Scusate un po' di ritardo. Che dici Fabio, di tutto a posto? Tutto bene, bravo. Bene, non ci lamentiamo. Ciao, buongiorno. Ecco qua, questi sono i bersagli di gara. In pratica, mettiamo qua a favore, c'è un bersaglio di prova contraddistinto dalle lettere P, punto di prova, e 5 bersagli su cui sparare su ognuno un colpo. Il punteggio ovviamente si conta sulla scala che vedete qui, 10, 9, 8. In più c'è un bonus per la muscia, ossia per il colpo che nel 10 causa un foro che è proprio perfettamente al centro del bersaglio. La telefonata non risponde. Io 10, ok. I nomi, Gianluca, batteria per batteria, così li preparo intanto. Allora, Imperiali alla 7. Gianluca, 54,5. Turno? Aspetta, venerdì. Turno 4. Linea 7, categoria? Allora, 10 minuti dal mio via. Potete iniziare, via. Insieme alcune particolarità di questo campionato. Innanzitutto, la prima cosa che ci salta subito all'occhio è il fatto che non si usino i bipiede, per cui le carabine vengono appoggiate tutte su dei cuscini. In particolare sono tre, tutti e tre forniti per regolamento dall'organizzazione, quindi uguali per tutti i tiratori. Due sulla parte anteriore in un luogo appunto del bipiede e uno sulla parte posteriore. Come avete visto in qualche immagine e vedrete nel proseguo delle riprese, il livello
tecnico è particolarmente alto. Sono strumenti da tiro questi assolutamente non tattici, assolutamente sportivi e studiati per questo genere di distanze. In effetti qui si spara a distanze molto ridotte, la gara di oggi si gioca sui 165 metri. Per questo motivo le canne lunghe o alcune soluzioni specifiche per distanze superiori in questo contesto possono, anzi sicuramente non rappresentano un vantaggio, anzi sono un handicap. Ma noi che abbiamo un'arma assolutamente di tipo tattico siamo qui essenzialmente per divertimento, perché non ci sono possibilità tecniche per avere una prestazione sportiva di livello, lo faremo anche per sparare i primi colpi con la nostra canna appena rodata. Come ben sapete, per chi segue il canale, che ha visto il video precedente proprio sul rodaggio di questa nuova canna, prepariamoci adesso per le fasi più operative del percorso agonistico odierno e andiamo a posizionare la nostra carabina sulla postazione di tiro. La copertina la vogliate per metterla sopra le ginocchia? Vai, vai. Questo è per i piedi. Ferro e ferro, caro mio, cioè. Non è che metto per lungo, io metto per lungo. Io l'ho messo per lungo. Così? Sì, uno sopra l'altro. Messo. Visto che il nostro bipiede oggi non serve, provvediamo a levarlo in modo che, se non può dare utilità, dia meno fastidio possibile. Allora, tutti pronti? Cuffie! Comunque è peccato perché... Via! Fastidio, Mauro? No, no, no.
lui mi sta spettinando, capito? Gli allotturatori! Quello è comodo perché... Ragazzo, guarda come fa da mavare! Ha fatto un capolavoro! Ingegnere, Gianluca mi ha detto che ci metto una musappa sul campo a trovare, non ho so tempo, provo un campo. No, sembra rispetto a farmi vedere se un po' più alto, miro un po' più basso. Vedete la mente? Ma fino adesso, almeno su questo... Non penso, se mi serve te lo dico. Primo, già... Poi io non mai voglio. No, la molla è già precaricata, lo sposto solo avanti e dietro per riguardare la corda in cui interviene, perché questo c'è una parte libera che simula il bench rest, cioè, okay. Quindi scorre libero in modo che non rileva l'arma fondamentalmente. Tre birre 0,5 e se c'è un po' sì. E se c'è qualche patatina sì. La piccola grazie le consumo che gli diamo noi nel sessione di defaticamento in attesa del pranzo e non ha stabilizzato? No, va bene. Ma neanche la sagra della Marocca c'è sta organizzazione. No, ci stanno. Ci stanno? Allora, noi ne abbiamo 2, 4, 6. E chi conosce? Ma di poco. Tu vuoi un po' di pasta, amore? No, l'hai alla fine. Pure il sole menamo, Devo stare a morire. Grazie. Grazie a te. Vado, attacco. Posso dire che non è passato. Fa caldissimo. Le birre al frigo, no, veramente. Aspetta, quelle di lui. No, non ci stanno più, già lui. Pardon. Par preg. Ma lo devi vedere, guarda che robetta. Dopo gara ci vuole lo stress. Benissimo, rientriamo alla base, anche questa è fatta. Se questo video vi è piaciuto, l'avete trovato divertente, non esitate a cliccare sul pulsantino in basso a destra del vostro schermo per esprimere il vostro apprezzamento con un graditissimo like. Se pensiate che altri come voi possano ritenerlo utile e divertente, non esitate a condividerlo su tutti
tutti i social. E infine, se non lo aveste ancora fatto o se semplicemente è la prima volta che capitate sul canale, non perdete tempo e sottoscrivete immediatamente l'abbonamento assolutamente gratuito al canale cliccando sopra il mio faccione con la maschera antigas. Attivando la campanellina delle notifiche sarete informati in tempo reale su ogni nuovo caricamento, non perdendo più nemmeno un video. Anche per questa volta, come sempre, è tutto. Arrivederci, alla prossima!